Pinotti questa sera ha parlato che qualora anche venisse meno Berlusconi, non due giorni di festa, ma poi bisogna cambiare qualcosa. Che cosa bisogna fare? Ma io penso che intanto probabilmente non è irrilevante che ci sia o non ci sia il governo Berlusconi, quindi stavamo ragionando all'ipotesi che prima il paese riuscisse a farlo cadere come sarebbe necessario. Contemporaneamente io penso che il grande problema aperto è la sinistra in Europa, che in questa crisi drammatica ha dimostrato di non avere la forza, la presenza in grado di costituire, non dico un'alternativa, ma anche semplicemente una forza incidente, cioè capace di influire sui processi e sulle decisioni che vengono al paese, sia a livello degli stati che a livello delle imprese. La sinistra europea è stata pressoché inesistente in tutta la fase della crisi, in questo agosto drammatico in cui è avvenuto sostanzialmente un colpo di Stato bianco, perché il potere è passato dai parlamenti a un'oligarchia che ha imposto una politica di rigore duramente antipopolare. La sinistra sostanzialmente, come insisto, come potenza incidente non è esistita, e il problema quindi è quello di ricostruire la sinistra. Lei ha citato appunto adesso agosto, con il fatto che si voglia mettere il pareggio di bilancio in Costituzione si toglie un aspetto fondamentale, che è la decisione politica di incidere favorevolmente sulla vita del cittadino. Sì, siamo diciamo a compimento di un lungo processo, eh? Un lungo processo attraverso il quale in Italia e in Europa la democrazia è stata progressivamente svuotata di senso, con la perdita di peso delle assemblee elettive, con la concentrazione del potere sui governi, e poi con una costruzione di un potere sovranazionale che a sua volta ha trasformato i governi nazionali in proconsoli di questo potere centrale. Questo potere centrale sovranazionale, che avrebbe dovuto essere una buona cosa, è stata invece una cattiva cosa, perché è un potere sostanzialmente oligarchico e molto segnato anche dalla presenza del capitalismo finanziario nelle sue forme istituzionali, non impersonali, molto precise: Banca Centrale Europea, investitori istituzionalizzati, assicurazioni, movimenti di capitale, insomma le cose molto concrete che sono accadute, e questo potere sovranazionale ha sostanzialmente azzerato la democrazia in Grecia, come in Spagna, come in Italia, come in Spagna, sostanzialmente pure con gradi diversi. E per questo io penso che il problema oggi sia prendere atto di questa novità drammatica che è intervenuta e porsi il problema non della difesa ma della ricostruzione della democrazia. Un'ultima domanda veloce: il capitalismo si sta riprendendo in un certo senso la vittoria che era stata forse delle forze lavoratrici di tre decenni fa, togliendo la capacità, la cultura, la scienza ai lavoratori per rimetterli in una macchina, detto globale, quindi togliendo. Non c'è soluzione a questo attacco del capitalismo? Beh, ma sì, insomma, non la dico troppo semplicemente, ma insomma è così. Sono le fasi dell'andamento della lotta di classe. Questa fase della lotta di classe sta vincendo l'avversario. Questo è il punto fondamentale, diciamo, nei rapporti generali. Poi naturalmente conta la politica, i soggetti politici, le culture, le egemonie, verissimo. Però l'essenziale è un rovesciamento dei rapporti sociali di classe tra quelli che negli anni dell'ascesa delle figure dell'operaio comune di serie e dello studente di massa avevano determinato la messa in discussione dell'organizzazione capitalistica del lavoro e degli assetti capitalistici. Oggi vediamo una rivincita in cui il capitale finanziario riorganizza le forze sociali, economiche, istituzionali, puntando a realizzare una riduzione del lavoro a variabile dipendente del sistema. E questa condizione richiede appunto una reimpostazione del grande tema del cambiamento e della trasformazione, cioè di una modificazione dei rapporti sociali, dei rapporti di forza, capace a sua volta di dare senso anche a diverse parole d'ordine. Io penso con
per misurare fino al punto di debolezza in cui siamo, alla mancanza di sostegno alla parola d'ordine che dovrebbe essere una delle prime con cui rialimentare questa ripresa delle forze di critica al capitalismo, che è appunto il salario sociale, il salario di cittadinanza, delle diverse forme che richiedono un compromesso ma che è possibile per essere portate avanti da una nuova coalizione del lavoro e da un nuovo movimento. Io penso che da questo punto di vista l'aria di rivolta che tira, le mobilitazioni degli indignados, per usare il termine spagnolo, sia la possibile levatrice di questo movimento. Per questo guardo con così grande interesse all'appuntamento anche del 15 ottobre in Italia. Grazie.